Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi background diverso perché sono nella mia camera da letto e vi farò vedere la mia collezione di profumi che appunto si trova qui alle mie spalle. Diversi di voi me l'hanno chiesto e devo dire che era ora di farvi un aggiornamento perché l'ultimo video, semmai ne ho fatto uno sulla collezione di profumi, risale a secoli fa e i profumi che ho adesso sono completamente diversi, quindi ne voglio anche approfittare per parlarvi dei miei profumi preferiti. Spesso mi chiedete quali sono, perché non ne ho proprio solo uno, ho diversi profumi preferiti, appunto vi faccio vedere come li sistemo e cercherò anche di spiegarvi i profumi, anche se io non sono bravissima nel descrivere le fragranze, cercherò di farvi invece capire io come le percepisco, diciamo che idea danno a me. Già conoscete la mia camera da letto, questo è il mio lettone, c'è tanto rosa in casa mia, come sapete, e il tempo fuori in questo momento è quello che sta diluviando, quindi la luce non sarà perfetta, ragazzi, perché nonostante sia primo pomeriggio, appunto, l'autunno olandese come luce è quello che è. E qui invece tengo la mia collezione di profumi. Se sentite rumori sospetti in sottofondo è semplicemente la lavastoviglie. E qui appunto tengo tutti i miei profumi su questo vassoio, che è un vassoio dorato e a specchio, cioè dorato sui bordi. Ve lo dico subito perché so che me lo chiederete: è dorato sui bordi e sotto è fatto a specchio. Io consiglio tantissimo i vassoi a specchio argentati per i profumi, mi piacciono particolarmente. E questo l'ho trovato, se non sbaglio, su Maison du Monde, ma ne trovate insomma di simili un po' ovunque, penso anche su Amazon. Poi, visto che la mia collezione continua ad espandersi in modo abbastanza rapido, ho preso un altro. Questo in realtà l'avevo preso per i trucchi, poi alla fine ho finito per metterlo qui. È un vassoio in marmo, vero marmo, quindi anche molto pesante. E anche questo l'ho trovato su Maison du Monde, di questo ne sono certa. Quindi, siccome ne ho sempre di più, appunto, ne ho messo qualcuno anche qui perché prevedo poi di prenderne anche altri. Quindi adesso ve li faccio vedere uno per uno, vi dico quali sono quelli che preferisco. Il primo che vi faccio vedere è di Givenchy ed è il Dahlia Noir. Questo profumo è molto elegante, fresco, ma comunque appunto elegante, secondo me più adatto ad una serata. È molto misterioso, devo dire, fa la sua figura, è anche molto resistente. Se vi piacciono i profumi intensi con un po' un velo di mistero, questo vi piacerà tantissimo. Poi qui abbiamo il Red Roses Cologne di Jo Malone. Questo l'ho usato pochissimo, ragazzi, ma è pazzesco perché ha effettivamente l'odore di petali di rosa, cioè non potete sbagliare su questo profumo. Se vi piace l'odore dei petali di rosa freschi, insomma, quell'odore che contraddistingue le rose, lo trovate qui in questa boccetta, ragazzi. È fantastico perché è esattamente appunto come il fiore. Molto fresco, secondo me, più adatto al giorno piuttosto che la sera, e appunto naturalmente molto molto floreale perché è completamente a base di rosa. In linea generale Jo Malone fa dei profumi molto molto buoni, quindi vi consiglio di dare un'occhiata a questo brand se ancora non lo conoscete. Poi qua dietro c'è questo profumo di Benefit che si chiama Bathina e la boccetta, ragazzi, non potete dirmi che non sia meravigliosa. Io amo questi profumi che ricordano un po' le boccette anni 50 o addirittura anni 30. Sono molto eleganti e appunto io adoro, forse un po' la passione per le cosine, le boccette, i prodotti, i packaging di una volta, quindi questo mi fa impazzire, è troppo troppo bello. Poi vabbè, naturalmente rosa. E questo è uno dei pochi profumi che ho che sono sia per il corpo che per i capelli. È molto dolce come profumazione, mi ricorda un po' lo zucchero filato, una caramella, e secondo me è decisamente un profumo da giorno. Non sono sicura che Benefit faccia ancora questo profumo, ma dateci un'occhiata davvero ai profumini di Benefit perché non sono niente niente male. Questa è una
eau de mist, quindi non è un eau de parfum, non ha una profumazione che dura tantissimo, è molto intensa, quindi se volete che vi duri tutto il giorno, irrimediabilmente va riapplicato, ma è fantastica secondo me da spruzzare una volta usciti dalla doccia. Poi, come posso non parlarvi anche del Poison? Questo è il Girl Unexpected Poison di Dior. Questo è un eau de toilette, quindi non è forte quanto l'eau de parfum, appunto, come sapete contengono più acqua gli eau de toilette rispetto agli eau de parfum che sono più intensi. Questo quindi non è particolarmente strong, particolarmente forte, però anche questo è molto, lo definirei di media intensità, ma molto misterioso, anche questo, molto enigmatico come profumo. La vabbè, non stiamo neanche a dirlo, ragazzi, è stupenda. Questo profumo è molto molto famoso di Dior. Sicuramente conoscerete il suo profumo, per me è decisamente un profumo da sera e lo uso raramente, ma in occasioni speciali. Poi, sempre di Dior, abbiamo l'Hypnotic Poison. Questo è un profumo per capelli. C'è anche la versione per il corpo, insomma, il profumo classico, ma questa è la versione per capelli, ragazzi, è fantastico. Ho solo due profumi per capelli, poi vi farò vedere l'altro che è di Valentino. Questo, allora, una particolarità dei profumi per capelli è che non devono contenere alcol naturalmente, quindi attenzione, altrimenti vanno a seccare il capello, per questo vengono fatti sempre separatamente rispetto ai profumi agli eau de toilette normali. Questo è un profumo molto intenso che se lo uso troppo, troppo spesso, ogni giorno finisce veramente per essere esagerato, però quando voglio avere un buon profumo che mi dura, ragazzi, scelgo questo. Essendo appunto una profumazione molto forte, lo utilizzo solo in occasioni particolari, però è fantastico. Poi c'è lui, l'Angel di Terry Mugler. Questo forse è il profumo che meno mi piace della mia collezione. Il pack, devo dire, è stupendo, è veramente veramente bellissimo. È un po' instabile però perché bisogna per forza appoggiarlo così, o io lo metto in modo che stia appoggiato sulle altre boccette per farlo stare in piedi, però è appunto molto speciale come packaging, però come profumazione per i miei gusti è forse un pochino troppo fresco. Non essendo tra i miei preferiti, non l'ho utilizzato tantissimo, appunto preferisco profumi diversi, mi piaceva molto di più l'Alien di questo brand. Altro profumo di Dior, questo è il mitico Miss Dior, questo è l'Eau de Parfum. Quindi è molto intenso e come potete vedere, questo è stato un regalo da parte di Dior. Come potete vedere, hanno addirittura inciso il mio nome. Eccoci qua, il mio nome sulla boccetta. Quindi è particolarmente speciale questo profumo per me. Come faccio a descrivervi il Miss Dior? Sicuramente lo conoscete. Allora, è intenso ma sbarazzino, è forte ma giovane. Lo preferisco decisamente di giorno rispetto alla sera, ma è naturalmente un profumo che si può utilizzare anche la sera. Molto floreale, fresco ma non troppo, adatto anche alle stagioni fredde. In realtà non è particolarmente estivo. Appunto, sicuramente lo conoscete. Se non conoscete Miss Dior, dovete provarlo. E anche il pack, vogliamo parlarne. Con questo fiocchetto, troppo bello. Altro profumo sempre di Dior, questo è il Joy. Questo non è particolarmente intenso, è molto fresco, secondo me è molto più indicato per la primavera, l'estate. Personalmente preferisco le profumazioni un pochino più intense che durano anche di più sulla mia pelle, come ad esempio appunto il Miss Dior o il Poison. Questo appunto molto giovane, molto fresco, molto più adatto al giorno, secondo me, rispetto alla sera. Ma se vi piacciono i profumi floreali e molto sbarazzini, questo vi piacerà sicuramente. Poi c'è questo, è di Burberry, anche questo è stato un regalo, quasi tutti sono stati regali del brand in realtà. Questo si chiama Brit for Her e come potete vedere sulla confezione ha il classico pattern, la classica fantasia di Burberry che troviamo ovunque, insomma, sui capi, nelle sfilate di Burberry. Allora, questo quando è uscito lo usavo tantissimo. Infatti
Tutto questo l'ho usato praticamente quando mi è arrivato, poi ho perso un po' l'interesse per questo profumo. Non so bene come descriverlo, è molto easy, è un profumo parecchio easy, anche questo secondo me è decisamente da giorno. Per i miei gusti non è abbastanza forte, abbastanza intenso, su di me i profumi durano poco ed ho bisogno di profumi appunto belli forti. Non l'ho utilizzato poi più tantissimo, però devo dire è un ottimo profumo. Sempre di Dior ho il Miss Dior Rose and Roses, anche qui il packaging di Dior con questo fiocchetto mi fa impazzire, sono troppo belli. Notiamo oltre al pack anche il fatto che il profumo sia rosa, ragazzi, quindi per me il top. Questo profumo io lo definirei principesco. Quando lo annuso, appunto, mi ricorda un castello, una principessa, insomma, le fiabe. Non lo so, è molto fiabesco secondo me. E particolarmente, naturalmente, si chiama Rose and Roses, quindi è molto floreale, ha molte note di anche lui di petali di rosa, ma non solo. Secondo me, molto adatto sia al giorno che alla sera, è di intensità media, quindi intenso sì, ma non troppo. Questo profumo a forma di occhio che ricorda molto il logo del brand è di Kenzo. Praticamente questa è la pupilla e sì, ricorda molto la forma di un occhio. Questo profumo mi sto rendendo conto in questo momento che lo uso veramente veramente poco, cioè devo averlo utilizzato massimo 3 volte e devo dirvi che mi dispiace perché annusandolo, vi faccio vedere anche la boccetta, questo è appunto il tappo, perché annusandolo ha un profumo buonissimo, intenso. Come piace a me, non troppo forte, però appunto molto enigmatico. Devo usarlo assolutamente più spesso, lo sto un po' riscoprendo con questo video perché pensavo non mi facesse impazzire, ma adesso che l'ho annusato per spiegarvi, per raccontarvi la fragranza, mi piace un sacco. Quindi forse ho cambiato anch'io un po' gusti nel frattempo perché questo mi è stato inviato, non lo so, un paio d'anni fa, un po' di tempo fa, e vi devo dire che appunto mi piace moltissimo. Non saprei, non è particolarmente floreale, lo vedo forse un po' di più come profumo da sera. Questa è stata una riscoperta grazie al video che sto filmando per voi. Là dietro vediamo un altro profumo di Benefit, sempre della linea Bathina. Questo, nonostante il packaging sia meraviglioso, perché anche questo ricorda un po' quei profumi degli anni 50 o magari anni 60, molto particolare anche con la grafica. Questo però, nonostante appunto abbia un packaging meraviglioso, il profumo non mi piace particolarmente, non è particolarmente forte, molto tenue. Sì, vi deve piacere. Comunque anche questo parecchio dolce, però non abbastanza intenso per me. Tra i due sicuramente preferisco l'altro. Arriviamo a questi due profumi. Profumi di Collistar che ho da secoli, ragazzi, ma il profumo è sempre buonissimo e ogni tanto mi ritrovo ad utilizzarli, particolarmente però in estate. Ricevo sempre molti complimenti quando indosso uno di questi due profumi e secondo me è dovuto appunto proprio al fatto che resistono molto nelle ore, pur non essendo eau de parfum, perché sono soltanto acque aromatiche. Una un pochino più fresca, più agrumata, questa gialla, mentre questa viola è un pochino appunto più dolce, non particolarmente dolce, però rispetto a questo è un pochino più dolce. Non so se ce ne sono altre di questa linea, ma sono super super consigliati. Poi, sempre di Dior, ne ho veramente tanti di Dior. Questo sempre della linea Miss Dior, ma è un eau de toilette, vedete quanto è più chiaro rispetto all'eau de parfum, che sono sempre più scuri, più appunto più concentrati. Questo è il Miss Dior Blooming Bouquet e come potete vedere mi è piaciuto molto perché lo sto usando, lo uso parecchio. Questo è appunto molto floreale, chiamandosi Blooming Bouquet, è un bouquet in fiore, è molto floreale, molto fresco. Anche questo lo vedo molto più adatto secondo me alla primavera, all'estate, molto poco all'autunno e all'inverno, quindi molto fresco, molto primaverile, giovanile, molto allegro. Secondo me anche questo decisamente un profumo da giorno e
ricorda un pochino anche il Miss Dior, quello classico. Arriviamo a lui, il profumo di Valentino. Questo è un profumo per capelli. Se avete visto il mio video in cui acquistavo la cosa più economica sul sito di Valentino, beh, la cosa più economica era, o penso sia ancora lui, appunto, il profumo per capelli. Il nome, se non sbaglio, è semplicemente Valentino. Sì, Valentino Donna. E come vedete, ne ho utilizzato tantissimo, tanto, ragazzi, che lo uso con il contagocce perché mi piace troppo questo profumo. Cerco di usarlo solo nelle occasioni speciali perché è troppo, troppo buono, non voglio finirlo. E questo è molto aggressivo, secondo me, molto rock, molto aggressive, va bene anche per la sera, molto intenso, non troppo, però sì, è molto, sì, io lo definirei proprio aggressivo e rock, ma comunque con delle note femminili. E devo assolutamente prendermi la versione per il corpo perché appunto lo adoro, è troppo buono. Preso per caso per un video, ma mi sto trovando da Dio, lo amo. Profumo che invece mi è stato spedito da Guerlain, questo è il Mon Guerlain, si chiama. Questo, ragazzi, si può vedere già dalla colorazione che si tratta di un eau de parfum, quindi molto concentrato più rispetto all'eau de toilette. Anche questo molto misterioso, molto femminile, molto ricercato, molto elegante. Dovrei utilizzarlo più spesso perché anche questo lo sto riscoprendo grazie a questo video, altrimenti tendo ad usare sempre gli stessi. Poi questo è il Terre des Lumières di L'Occitane. Questo mi piace moltissimo, non l'ho utilizzato tanto, il che mi dispiace. Sembra più giocoso, un profumo da giorno, non lo so, almeno vedendo la confezione mi sembra un profumo più da giorno, non particolarmente intenso. Invece ha una profumazione molto intensa che dura nelle ore e appunto li sto riscoprendo tutti con voi questi profumi. È l'unico che ho di L'Occitane, quindi non conosco gli altri profumi di questo brand, ma questo, ragazzi, è molto molto buono. Il packaging non mi fa impazzire, se devo essere onesta, a parte il tappo rosa, ma appunto il packaging non lo adoro, ma il profumo è super. Poi profumo di Givenchy, come sapete amo i profumi di questo brand, questo è Live Irresistible, ragazzi, io il francese non andiamo d'accordo, lo sapete, io ci provo. Questa è la versione Blossom Crush, che per cui sono stata invitata anche all'evento a Parigi, infatti l'avevo provato e ricevuto in anteprima. Questo è fantastico. Io ho un debole per i profumi Givenchy in particolare. Questo profumo è fantastico, come potete vedere, infatti ne ho usato parecchio. È elegante, femminile, intenso ma non troppo, è molto, anche questo molto floreale. Preferisco sempre i profumi che hanno note floreali piuttosto che quelli di agrumi, agrumati, molto delicato, anche se secondo me è adatto sia al giorno che alla sera. Poi un classico di Kenzo, questo è il Flower by Kenzo, lo conosciamo tutti, il packaging è super 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 famoso, il profumo è super super famoso. Stavo vedendo, questo è un eau de parfum, nonostante appunto sia trasparente, comunque un eau de parfum molto buono. Questo forse è stato uno degli ultimi che ho ricevuto, sì, uno degli ultimi, e già ne ho utilizzato parecchio. Amo questo profumo, ragazzi, è troppo troppo buono. Non so se effettivamente abbia delle note di papavero, visto che è disegnato sulla confezione, molto probabilmente sì. Io non sono brava abbastanza da riconoscerle, però vi posso dire che è uno dei miei profumi preferiti, lo adoro. Si sposa benissimo con il pH della mia pelle, alcuni profumi cambiano su di me, questo si sposa benissimo. Dura tantissimo, ragazzi, e lo adoro. Ricevo anche complimenti quando lo indosso questo. Sicuramente tutti conoscerete lui, è il J'adore di Dior. Amo il packaging, la boccetta di questo profumo è meravigliosa. Questo però no, questo non è l'eau de parfum, non è il profumo, questa è una body mist, è un'acqua profumata, un'acqua per il corpo, però ha lo stesso profumo del J'adore, quindi super intenso, super elegante. Mi ricorda, ecco, se quell'altro mi ricordava una principessa, questo mi ricorda le regine, Cleopatra, non lo so, amo, amo, amo questo profumo. E poi naturalmente ho anche la versione eau de parfum del J'adore, ragazzi.
potete vedere quanto mi piace, perché pur avendone tantissimi, se la boccetta è quasi a metà significa che mi piace un sacco. Questo però, essendo così intenso, ed essendo l'eau de parfum che è il più intenso, il più concentrato di tutti, di questa linea, lo utilizzo prevalentemente la sera, dura tantissimo. Lo amo, è appunto intenso, forte, ma comunque molto femminile. È fantastico. Poi, sempre di Givenchy, questo è l'Eau de Moiselle ed è uscito un po' di tempo fa, ne ho utilizzato un bel po'. Ho anche la crema per il corpo di questo, di questa linea ed è fantastica. Questo è forse il profumo più floreale che ho, sa veramente di bouquet di fiori primaverili. Anche questo lo vedo molto più come un profumo primaverile estivo piuttosto che autunnale e invernale. Anche questo molto particolare, molto giovane secondo me come fragranza, e se vi piacciono i profumi da giorno un po', la parola che mi viene in mente per descrivere questo profumo è frizzante. Sbarazzino, ecco, così lo descriverei, molto molto buono. Poi di Valentino ho questo che non è un full size, è un mini, quindi la stessa boccetta del full size però in versione piccolina, e questo è il Born in Roma. Questo però devo dirvi non mi fa impazzire particolarmente, forse è un pochino troppo forte per me, non lo so, forse è intenso ma non come piace a me, è una profumazione che non mi fa impazzire naturalmente, va a gusti, quindi magari per voi è il miglior profumo del mondo, però per quanto mi riguarda preferisco decisamente decisamente l'altro di Valentino rispetto a questo. L'ultimo arrivato, se non sbaglio è proprio lui, è il profumo Libre di Saint Laurent. Guardate la boccetta quanto è carina, avevo fatto anche l'unboxing su TikTok di questo profumo, appunto boccetta profumo meraviglioso. Naturalmente, avendolo appena ricevuto, appunto, ne ho utilizzato poco, ma ragazzi, è un profumo che inaspettatamente mi è piaciuto tantissimo. Anche questo molto intrigante, ma non troppo intenso, forte al punto giusto, secondo me ottimo sia, cioè, da utilizzare tutto l'anno. Lo vedo molto molto bene con il rossetto rosso, i capelli raccolti da un lato, insomma, io abbino anche i profumi, mi fanno un'idea per un make-up, diciamo così, e quindi questo lo vedo molto appunto ad un rossetto rosso, capelli sciolti di lato, molto elegante come profumo. E dal vassoio li abbiamo visti tutti i ragazzi, ve li ho fatti vedere tutti 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 quanti, quindi passiamo adesso a quest'altro vassoio dove appunto ho spostato quello di Bulgari perché non ci stava più. Questo è decisamente un profumo da tutti i giorni, molto particolare, magnetico quasi lo definirei. Ha delle note dolci, ma non è decisamente troppo dolce. Questo è molto lussuoso, ecco, la parola che mi viene in mente, è lusso, lussuoso, ma comunque giovane e fresco, se ha un senso quello che vi dico, però queste sono appunto, questa è l'idea che mi dà questo profumo. Arriviamo a lui, ragazzi, questo è l'Inter di Givenchy, questa è tipo la terza o quarta boccetta che io uso di questo profumo in generale. Tra tutti quelli che vi faccio vedere oggi, questo è il mio preferito, quello che uso più spesso. Se lo annusate praticamente in una profumeria, annusate me. Questa cosa già ve l'avevo detta, ma è assolutamente vera. Tutti i miei amici lo riconoscono. Questa sono io, versione profumo. Appunto, mi è stato spedito dal brand. Ho collaborato con Givenchy per l'uscita di questo profumo. Non mi aspettavo, ma me ne sono innamorata follemente. E se le prime due o tre boccette mi sono state spedite dal brand, questa l'ho comprata da Sephora, ragazzi, perché mi fa impazzire. Come posso descrivervi questo profumo? Allora, è molto elegante, chic, ma misterioso, molto femminile, ma assolutamente non dolce. Dura tantissimo, visto che appunto io ho questo problema che i profumi su di me dopo un po' se ne vanno completamente, non si sentono minimamente. Amo questo profumo, se non l'avete provato fatelo, ci sono diverse versioni, ma per me la migliore resta quella classica, la prima uscita. Poi abbiamo questi tre campioncini, questo è un campioncino del Cartier che mi hanno regalato quando ho preso il Love Bracelet, questo è profumo Oud and Rose, ma non l'ho ancora provato, è un campioncino che mi porterò dietro quando viaggio, e altri due campioncini che porto con me quando viaggio sono questi, anche se
se ho sempre paura che quello Chanel si apra e si versi. Uno è il campioncino del numero 5 di Chanel, che naturalmente vi faccio vedere, ho anche in versione large, extra large, però questo è molto più comodo da portare con me in viaggio. E poi anche il campioncino è molto molto carino. E l'altro invece, questo Compact arancio, è il Twilly d'Hermès, ma devo dirvi che non è esattamente il mio profumo preferito. Secondo me è un pochino troppo, non lo so, ha delle note che non mi fanno impazzire particolarmente. Lo uso comunque, come potete vedere, quando viaggio, perché è molto comodo, piccolino. Mi piace il fatto che duri molto, quindi mi dura durante la giornata, mi dura nelle ore, questa è una cosa per me indispensabile, però non è appunto proprio il mio profumo preferito. E arriviamo finalmente a lui, il re di tutti i profumi, il Chanel numero 5, anche se personalmente mi piace quasi di più il Misia di Chanel, che sarà sicuramente il mio prossimo acquisto. Avevo acquistato la versione large anni fa e poi mi si è rotta completamente, quindi ho buttato tipo 350 euro di profumo, ma voglio ricomprarlo perché è troppo buono il Misia. Però appunto anche questo mi piace tantissimo, è super conosciuto, penso sia il profumo più conosciuto al mondo. Ho voluto prendere subito la versione grande perché sapevo che comunque sarei andata ad usarlo nel tempo. E infatti lo sto usando parecchio, nonostante io stia attenta a non sprecarlo, perché è prezioso questo profumo. E ragazzi, questo naturalmente ho preso l'Eau de Parfum, quindi la versione più concentrata, con profumazione più alta. Come descrivervi questo profumo? In realtà è stato creato, se non sbaglio, per sbaglio, mettendo un ingrediente troppo concentrato per sbaglio, ma poi a Coco Chanel era piaciuto talmente tanto che l'ha fatto parte appunto della sua linea, che poi è diventato il più famoso di tutti. È troppo particolare per potervelo spiegare. Questo profumo è intenso, enigmatico, elegante, quasi da salotto o da caffè viennese, non lo so, lo vedo da tipo ristoranti parigini con forse vi sto dando troppe informazioni, ma io lo vedo molto come profumo da serata o appunto pomeriggio parigino sui divani in un palazzo con la moquette e la carta da parati stile 800. Ok, questo è un po' praticamente l'ambiente che io associo a questo profumo. Mi piace un sacco, assieme a quello di Givenchy L'Inter D è praticamente il mio profumo da tutti i giorni. E vabbè, penso che tutti voi l'abbiate provato, quindi non c'è nient'altro da aggiungere, ma confermo che anch'io lo adoro. Questo è tutto per il video di oggi, mia family, spero davvero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se di quelli che vi ho fatto vedere ne avete qualcuno e se vi piacciono, e soprattutto fatemi sapere qual è il vostro profumo preferito. Vi mando un bacio gigantesco, come al solito venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Vi aspetto domani, promesso che domani ci sono perché ieri ho saltato un video, vi aspetto domani alle 14 puntuali qua su YouTube. Ciao!